Tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Mi rendo conto che questo video tra poco ve lo faccio al compleanno mio dell'anno prossimo, però scusate diciamo il ritardo. Questo è il video dei miei regali di compleanno e anche delle cose che ho preso con i saldi, i famosi saldi del 60-70% a cui Rosa non può resistere. Voi lo sapete, purtroppo io ve l'ho sempre detto. Compro, ma compro sempre con gli sconti e con i saldi, altrimenti per me non è comprare. E quindi è più unico che raro che abbia acquistato nella mia vita cose a prezzo pieno, adesso che ci penso. Vabbè, comunque, ma è giusto per farci compagnia come al solito. Io ho ricevuto dei bellissimi regali di compleanno quest'anno. Il mio compleanno è stato il 28 di gennaio. E vi volevo far, no, non per vantarmi, lo sapete, cioè è per farci compagnia e per farvi vedere queste cose. Magari se riesco pure a darvi qualche consiglio riguardo a dove trovarle queste cose più che altro, perché allora, come la prima cosa che vi faccio vedere è stata la cosa, forse non, vabbè, tutto è stato apprezzatissimo. Questo qua è in particolare una delle cose che ho utilizzato di più insieme all'altro. Perché sono dei giubbini che ho preso e in realtà questo me lo sono autoregalata, sono sincera, mentre questo è il regalo di Santo Subito and Family. Quindi ringraziamo Santo Subito and Family per questo regalo. È questo giubbino di Desigual, ma come tutte le cose di Desigual, ragazze mie, è spettacolare. Questo giubbino però ve lo voglio segnalare perché? Perché allora, ovviamente dopo 8 anni di fidanzamento, quella vittima di Santo Subito, insomma, ci abbiamo una certa, diciamo, confidenza, no? E quindi mi aveva chiesto che cosa preferiresti e io avevo visto questo e mi sono innamorata e l'avevo visto su Amazon, sì. Ecco qua, ve lo faccio vedere così magari riusciamo un attimino a vederlo meglio. Perdonatemi la luce, però oggi è una giornata proprio di quelle un po' schifosette. Questo motivo qua che voi vedete si riprende anche dietro e dietro poi ha questa fascettina qua, questa molla, che fa in modo che questo giubbino, che è comunque bello caldo, bello... Come posso dire? È bello doppio, però è sottile al contempo. Vabbè, è sottile al contempo. Voi dovete sapere che devo fare un esame su Shakespeare. È sottile al contempo, è qualcosa che mi sta uscendo mo dai neuroni perché mi sto ringoglionendo presso a Shakespeare. Quindi, ma io non so, io non parlo aulico, io parlo terra terra, quindi che è sto sottile e contempo? Andiamo avanti. Allora. Ragazzi, è imbottito, però nello stesso tempo vi assicuro che addosso non ve lo sentite pesante, cioè ve lo sentite caldo ma non ingombrante, ecco. E questo modello qua, se volete, lo trovate su Amazon e sta attualmente a 75 euro. Perché su Amazon ci sono gli sconti e poi c'è pure questo cappuccio bello così con la molla. Ovviamente le cose Desigual, ragazzi, sono belle fuori, ma sono belle pure dentro. Guardate qua, cioè sto giubbino fa uscire gli occhi. E sì, l'abbiamo, cioè, l'abbiamo pagato, l'hanno pagato 75 euro alla fine, quindi insomma mi sembrava un ottimo prezzo per un giubbino Desigual che comunque stava apprezzato, mi pare 100, 660, 170, comunque insomma i prezzi sono quelli. E quindi niente, ragazzi. È bellissimo, ringraziamo tutta la famiglia di Santo Subito. Comunque vi voglio dare questa dritta perché? Perché io mi sono autoregalata, perché se non è italiano, ho preso questo parka, adesso ve lo chiudo, questo qua l'ho pagato 30 euro. È tutto imbottito come potete vedere con tutta questa pellicciotta, quindi ragazzi è caldissimo, è caldissimo. Poi ha il filo, insomma, questo qua che si attacca in vita. Adesso ve lo faccio vedere, ecco qua, magari così mi alzo. Vedete, c'è questo filo qua che vi fa la vita e quindi si stringe. E questo giubbottino, o meglio questo parka, è anche la stessa cosa dell'altro. È sottile, però essendo poi tutto, diciamo,
diciamo pelliccioso all'interno, vi fa un calore che manco i termosifoni delle migliori marche, signore. Ma che sto a dire? Comunque è buonissimo. Allora, questo costava sui 50, non mi ricordo quanto, e l'ho pagato 30 euro. Hanno belli sconti nel periodo dei saldi, quindi andateci a guardare su Amazon perché fate belli affari, specialmente se conoscete di un marchio, tipo come faccio io con Desigual. Conosco la mia taglia e quindi la prendo direttamente e mi va sempre. Però il reso è gratuito per il più delle volte, quindi raga, io vi consiglio di andare a vedere assolutamente. Guardate quanto è bella sta busta. Questa è Santa Subito, è la sorella di Santo Subito. Ciao Linu, bacione. Allora, mi ha regalato, a parte, vi devo fare pure queste altre due cose prima di distruggerle, però voglio andare per gradi. Allora, da Bershka mi ha preso un vestitino che però mi va un pochettino più attillato, ma questi vanno tutti così. Questo vestitino che mo va tantissimo, infatti lei è fissata proprio con questo vellutino, ma io ho visto che ha pure su Instagram, cioè si porta tanto. Vi faccio vedere, è un vestitino fatto così, cioè è semplice come forma, con le manichette a tre quarti e vai via tu, che cosa sei? La carta della busta. E vedete quanto è carino, cioè è vellutato ed è morbidissimo. E da Bershka ce ne stanno tantissimi così, quindi io penso che li trovate ancora, credo. Comunque vanno tantissimo di moda, verde scuro, io l'ho visto in tutti i colori, rosa, cipria, cioè, vabbè. Comunque si portano. E poi lei però, questo sarà a fonte di un altro non tutorial secondo me, vabbè, magari me lo scrivete sotto se vi fa piacere, poi lo proviamo insieme. Mi ha regalato questo cosino qua, che è quel coso, questo cosino che è quel coso, questo aggeggio. È quella piastra che dovrebbe tagliare le doppie punte, cioè voi lo passate e vi dovrebbe tagliare le doppie punte. Se non divento calva e se non divento Mastro Lindo, probabilmente potremmo provarlo insieme, perché cioè in pratica non ho capito, vi dovrebbe togliere le doppie punte, ve le taglia proprio, è come se vi facesse una sorta di messa in piega, non l'ho capito. Comunque lo possiamo provare insieme, se me lo scrivete sotto, se vi fa piacere magari proverò appena c'ho il tempo a farvi un altro non tutorial. Poi questi non sono regali di compleanno, però ve li voglio far vedere perché sono di due care amiche che mi seguono e quindi le voglio salutare. Allora, Ilariu, ciao Ilariu, mi ha regalato una quei cosi schiumosi da bagno praticamente, a forma di cuore, e all'interno ci sono, se non erro, anche i fiori, non so se è frutta secca o sono fiori secchi, non lo so, comunque profuma tantissimo di, ma secondo me sono frutti perché profuma tipo di mirtilli. E poi Lanu, ciao Lanu, mi ha regalato questa tazza bellissima che ho già utilizzato con il suo cucchiaino messo qua, cioè è troppo caruccio, guardate quanto è bellino, grazie. E poi andiamo sui saldi. Allora, con i saldi io però mi sono autoregalata su Showroom Privé, voi lo sapete che io ci vado spesso su Showroom Privé, Vente Privé, queste cose così, ve l'ho sempre detto, a me piacciono tantissimo. Allora, ho preso, dato che ultimamente ci stavano dei super saldi, questi stivali dei Twin Set, non so se si vede. Allora, ci sta pure la sua, a parte che mi hanno regalato le cialdine qua, che poi non so che farmene perché non è per la mia macchinetta. Comunque sono, vi faccio vedere, ci sta pure la bustina di Twin Set, loro ve le mandano, cioè alla fine veramente vi mandano tutto estremamente confezionato. Io questi li ho già indossati almeno 3-4 volte, quindi alla fine ve le voglio far vedere però. Allora, costavano 260 euro, cioè un prezzo proprio immane, la cosa proprio, vabbè, lo sapete che a me dei prezzi, diciamo, di base non me ne frega proprio, perché io l'ho comprati a 51 euro. Sono questi qua così,
E mi piacevano tanto perché hanno questo, vedete, ovviamente sono sporche perché le ho messi, però hanno questa soletta così bella alta che comunque vi le fanno sembrare quasi delle scarpe da ginnastica. E poi ho preso non una, ma ben due paia di Stan Smith. Ragazzi, lo so, faccio schifo, mi rendo conto, ma dato che quelle che ho ai piedi, come potete vedere, le sto sfondando perché le metto tutti i giorni e sono di una comodità immane queste scarpe, io ho detto, mo che arrivano i saldi, me le devo da comprare subito. E ovviamente io non ce le vado a spendere 100-150 euro, quello che stanno. Allora ho trovato due paia, ma sono bellissime. Uno li ho presi quando ci sta nel blog, magari ve lo linko da qualche parte. Queste qua però le ho prese il giorno del mio compleanno. Ma guardate, cioè no raga, sono bellissime. Allora, il giorno del mio compleanno è stato subito, andiamo da, mi pare che era Foot Locker, sì, Foot Locker infatti, sei un genio, mi pare che era Foot Locker. Troviamo queste scarpine qua alla modica cifra di 29 euro, cioè 29 euro e io non me l'aspettavo proprio perché sono tra l'altro quelle in pelle, cioè sono proprio quelle buone. Le Stan Smith le fanno pure diciamo di stoffa, però io non le prediligo, non le ho mai prese, ma perché comunque la stoffa insomma si bagna, è più una cosa estiva, invece queste qua le mettete alla fine sempre. Ma no, guardate raga, sono troppo belle. 29 euro, cioè ditemi voi se le potevo lasciare là, facciamo sto dibattito, le potevo lasciare là? Non le potevo lasciare là. Vabbè, tra l'altro hanno fatto pure questo nuovo tipo di soletta, per come ho capito, Ortholite, che non solo evita gli odori, ma è anche un pochettino più ammortizzata. Poi ho preso ancora, ci sta pure un po', vabbè, ma questa è più fessa come cosa. Queste altre che sono, ciao questo qua, guardate, cioè sono le Stan Smith, quelle bianche e rosa, perché io le volevo da tantissimo tempo e queste sono quelle che ho preso al vlog del quando andiamo al centro commerciale, e queste qua invece mi sono venute, se non mi sbaglio, 48 euro. Ed è stato il prezzo più basso che ho trovato per questo tipo qua, queste bianche e rosa. Poi cos'altro ho preso? Vabbè, da Zwicky, ragazzi, ve lo faccio velocemente, ho preso un pantalone che mi è costato tipo 10 euro, ma perché mi serve, dato che io ultimamente esco spesso, cioè mi servono cose comode, però è carino perché ha questa cinta qua, guardate quanto è sfiziosa, tipo tutta brillantinata, tutta, è un pantalone nero semplice, quindi se vi dovessero servire, da Zwicky si trovano in questi pantaloni qua più sportivi, più da tutti i giorni, si trovano tranquillamente. E mi sembra di aver finito, ho finito, vabbè ragazzi, e niente, spero di avervi fatto compagnia. Ditemi che cosa vi piace di più delle cose che ho preso, fatemi sapere se le cose vi piacciono, fatemi sapere se vi devo far vedere qualcosa e devo diventare calva in un altro non tutorial, fatemelo sapere. Comunque un pollicino in su mi raccomando, che è sempre importante, se il video vi è piaciuto, se vi ho fatto compagnia, e spero di vederci in un prossimo video. Ciao!